1100 gradini, una delle scalinate più lunghe, ripide, pericolose e mozzafiato d'Italia. Ormai lo sapete benissimo, sono solito a imprese folli. Tipo l'anno scorso ho saltato da un tetto a un altro di un cinema abbandonato. Oppure quella volta a Madeira in cui abbiamo fatto un sentiero a pochi centimetri da un burrone di 200 metri. Tempo fa la mia ragazza mi aveva parlato di questa scalinata tra piombo sul mare, con un paesino raggiungibile solo tramite una scalinata. 1100 gradini, più di 2000 da in cima, senza corrimano, pendenza ed esposizione incredibile, alcuni punti della scala sono più stretti di un metro e chiaramente paesaggio mozzafiato. Quindi ho detto, devo farla in bici, ma perché siamo sul gommone? Adesso ci arriviamo. In queste imprese folli, non so se lo avete notato, ma c'è sempre dietro Insta360 e anche questa volta mi hanno chiamato per presentare la loro nuova camera, la Insta360 X4. Insta360 X4, la sorella evoluta della X3 che vi avevo già fatto vedere sul canale. Questa è la action cam più versatile al mondo. Tra l'altro è la prima action cam 360 a registrare, ragazzi, fino a 8K. Vi do qualche specifica per farvi capire che cosa hanno migliorato rispetto alla versione precedente, la X3, che comunque era già una bomba. Batteria maggiorata che dura fino a 135 minuti. Nuovo chip con intelligenza artificiale integrata per facilitare e migliorare l'editing anche per i non esperti. E nuovo FOV MegaView che renderà i video per noi amanti della mountain bike ancora più coinvolgenti. Ciao! Vi ricordo che in descrizione trovate il link per la Insta360 X4 e soprattutto per fare riprese di questo genere, ormai con l'app di Insta360 è veramente una stupidata, ragazzi. Ma non vi spoilero tutto, proprio perché il video che stiamo registrando qui serve proprio a farvi vedere questa camera. Tornando alla nostra scalinata, ragazzi, ho colto la palla al balzo. Siccome la mia ragazza è anche un po' arrabbiata con me perché viaggio tantissimo e quindi non ci sono mai, sempre incazzata lei. Ma cosa? Ho detto, vabbè, ci sta a farsi una giornata per esplorare la scalinata con lei, ma dall'altra parte guardarla bene e capire se è possibile farla in bici. Tanto per iniziare abbiamo lasciato la macchina in mezzo al bosco, lontanissimo dalla scala. Abbiamo dovuto farci più o meno un chilometrino a piedi prima di raggiungere questo sentiero che portava poi alla scala. Però per ora non abbiamo visto nessun divieto di bici. La scala in realtà, oltre a essere quella esposta che si vede nelle immagini, parte dentro il bosco appunto. Cosa bella è che più scendiamo, più comunque le scale diventano ripide e non siamo ancora nel pezzo vero in teoria. E durante il nostro tragitto abbiamo trovato subito degli ostacoli. Primi ostacoli sul percorso. Si cammina finché non si raggiunge questo bivio, dove a destra appunto si va verso lo strapiombo. Tempo di fare circa 2477.000 foto con la Bea e inizia la scalinata vera e propria. E subito mi sono accorto della situazione, ragazzi. Quindi c'è anche qualche punto dove non è permesso l'errore, tipo questa curva. Pezzi espostissimi. Curve a 90 gradi dove non ti puoi assolutamente fermare e se vai lungo... niente vai. Pezzi di scala dritti ma veramente ripidissimi dove si potrebbero raggiungere velocità un po' troppo folli. Finché a un certo punto però, ragazzi, potremmo avere un problema però, ragazzi. Quello che mi preoccupa non è tutte le altre scritte, è solo accesso al mare interdetto. Dobbiamo arrivare al mare perché come cazzo risali da qui con la bici poi? L'accesso al mare giù è chiuso. Sì. Però ci riesci ad arrivare molto vicino. Raga, sono veramente testardo e comunque io non ci credevo che non si potesse arrivare fino al mare. Quindi alla fine io e la Bea ci siamo fatti tutta la scalinata fino in fondo. Ah, siamo nel punto di non ritorno, ragazzi. Lì c'era già la chiusura e qui in realtà è franato tutto. Tra l'altro uno là c'è, uno che sta scendendo. Qui è franato in mezzo tutto la gradinata. E qua c'è già una piccola frana. Ero veramente intimorito, ragazzi. Sembrava da sopra, col fatto che poi ero lì da solo, la Bea chiaramente non si espone a questi pericoli. Non me la sentivo di scendere. Però dove sono arrivato io non si capiva bene in dove si poteva arrivare a piedi. Qui dai, è ripido, hai ragione. Però dai, abbiamo le bici da downhill. E quindi, ragazzi, eccoci qua, proprio davanti alla scalinata. Non contento, io voglio vedere da sotto com'è quello scorcio per arrivare al mare, per capire se è possibile effettivamente arrivare fino in fondo. Anche perché il mio obiettivo è solo uno, oltre a fare la scalinata: andare via con le bici sulla barca via mare.
La missione più difficile di tutte era scendere dalla barca. Ma siamo fuori. Io dovrei andare di là a piedi per vedere com'è. Comunque da qui riesco a vederlo molto bene il passaggio. E se vi interessa la cosa figa, vedete, sto filmando in 8K. In post produzione posso zoomarvi dove c'è la frana là, per farvi vedere quanto è dettagliata. E tenete conto che è una camera 360, quindi di solito quando si zoom con le camere 360 si perde qualità. Beh, io salgo un attimo a esplorare di qui cosa cazzo c'è. Sono salito ancora di più per vedere meglio. La frana ha coperto completamente la scala e peccato, fino a un anno fa si riusciva ad arrivare tranquillamente fino a giù. Perché il nostro problema, raga, è che se non possiamo tornare via mare, sapete qual è l'unica soluzione? È risalire a piedi la cazzo di scala. Non ci diamo per vinti. Io quella cavolo di scalinata la voglio fare in bici. Siamo già in cima. Ci ha raggiunto il buon Giunnino. Guardate, scusate, vi faccio solo vedere il furgone. Ragazzi, questo è uno dei motti principali di CP Gang: Hikes over Beaches. E almeno non sarò da solo, perché la Bea sa che era preoccupata che lo facessi da solo. Ha detto: no, ma muori se vai là da sola. Per fortuna, guarda che ci sono io, sono a posto, guarda. Poi l'altro, chiaramente, eroe con noi sarà la Roberta. Buongiorno. La Roberta. Invece Ricky, ciao, filma. Allora, ragazzi, adesso ho iniziato a filmare in 5.7K a 60 fps. Ehi! Ah, ragazzi, questo pezzo è il pezzo solo kill, non è niente di che, tremiamo la vita. E qui però testiamo a pieno, raga, la stabilizzazione flow state della X4. Allora, ragazzi, questo era il pezzo chill. Comunque, la visuale che state vedendo, io ce l'ho montata sulla mentoniera, che praticamente equivale a una cesti. Quindi, ed è sicuramente la visuale più bella che potete avere da una telecamera 360. Chiaramente, prima di iniziare qualsiasi discesa, io vi consiglio con la nuova X4 mettete i coprilenti, che tra l'altro adesso sono inclusi nella confezione quando comprate la camera. Tra l'altro li hanno migliorati, perché una volta erano adesivi, quindi erano usa e getta. Adesso invece li hanno fatti che li puoi semplicemente avvitare, semplicemente con un click si svitano. Quindi vi rimane l'obiettivo protetto, e anche se vi cade per terra la camera, lo sfregate in giro, la lente rimane sempre perfetta. Mi raccomando, utilizzate i miei link in descrizione e per supportare questi progetti che su YouTube Italia nessuno porta. Con la bicicletta. Chi è quello lì? È Riccardo. Al binarietto, mola qui un attimo. Vieni Roby, vieni a vedere, vieni. Adesso arrivo. Guarda, da qua, a questo livello qua. Vedere cosa dici quando arrivi là. Guarda qua. Cosa ci dici qua di bella? Più dalle manine, guarda. Madonna, è pazzesco questo posto. Sì, sto posto qua è incredibile. Qui vediamo, fai vedere Roby. No, dai, fino a lì ci arrivo. Questa cosa non era più nazi, comunque. No, non era, assolutamente non era più nazi quella. Là sotto ce n'è una ripidissima, là in mezzo, guarda. Va bene. Oh, concentrati e chill, Dai, raga. Qui non bisogna sbagliare, dobbiamo anche distanziarci, che è la cosa migliore, così ognuno guida con le proprie. Hoppa. La DH in ste curve, raga, è un po' difficile da girare, perché comunque è lunga e non ha tanto sterzo. Madonna, raga, che roba è? Madonna! Non sono mai stata così rigida nella bici in vita mia. Oh mio Dio! Arriva, eccolo! Com'è Roby? Che cazzo? Occhio che qua è bella ripida ancora. Basta. Non so
se me la sentite da fondo. Com'è qua davanti? Perché io c'è stato un momento che mi sono veramente cacato sotto. Qua c'è un pezzo di... Ma io volevo fare un attimo raffreddare i freni, perché avevo paura che magari si cuociono e non frenano più. No. Ok, sono... Arrivo! Quanto ti fa cagare addosso? Perché comunque la prendi la velocità, porca di quella Io sentivo il cuore così, comunque. Non me l'aspettavo così. Così nazzi? Io me l'aspettavo perché quando sono venuto a vedere la settimana scorsa ho detto... Disclaimer! Siamo tutti professionisti. Non vi consigliamo assolutamente di venire qua a farlo. Noi l'abbiamo fatto per registrare dei video e dei contenuti. È il nostro lavoro e lo facciamo di lavoro. Ma non venite qui a girare in bici. Aiuto! Aiuto, raga! Stai bene? Non lo so se sto bene. Non lo so se sto bene, aiuto! Ragazzi, sembrava tutto bello. Qualcosa è andato storto. Sicuramente tanti di voi diranno te lo meriti per aver fatto questa cosa, ma non rimpiango di averlo fatto perché è il mio lavoro. Amo fare queste cose comunque, in qualsiasi caso. In questo video non avrete visto cosa è successo. Non so se vorrò raccontarlo per un po', devo decidere, perché è stato abbastanza incredibile. Però sto bene, ho una piccola frattura sul gomito, non vi dico altro. Comunque non rimpiango comunque di aver fatto la scalinata.